Subito dopo essermi trasferito in Irlanda negli anni 60 per viverci, è stato facile per me incontrare membri della nostra comunità di allora. Si trattava di un nucleo di emigrati durante le due guerre mondiali e subito dopo la seconda. Una decina di grosse famiglie, circa 3.000 soggetti in tutto, che per il 70% proveniva dalla ciociaria. Peraltro il 70% era impegnata nel settore della ristorazione e per il 70% residenti a Dublino. Questi primi emigrati italiani, con le loro friggitorie di pesce e patate, comunemente chiamati fish and chips, hanno per anni fornito un servizio utile in Irlanda, loro paese di adozione, quello di mangiare un boccone caldo, gustoso e nutriente a basso prezzo. Ricordo che negli anni 60 i loro luminosissimi locali aperti fino a dopo mezzanotte costituivano una colorita coreografia della Dublino by Night. Negli anni 70 questi italiani hanno creato strutture associative fondando il cosiddetto Club Italiano Irlanda. A tal proposito, spicca la figura di Donato Boizza, un laziale che era venuto qui con la sua famiglia, che insieme ad intimi amici corregionali fu il promotore della raccolta di fondi per l'acquisto di un terreno per la costruzione di una clubhouse e di un campo da calcio che ospitassero eventi associativi della comunità. Clubhouse e campo da calcio furono presto una realtà in località collinare nei pressi di Dublino. Malgrado difficoltà linguistiche, questa prima compagine di emigrati italiani si è ben integrata nel tessuto sociale irlandese. Un'integrazione alla quale, in tutta modestia, credo di aver personalmente contribuito anch'io col mio giornale fondato nel 1983, intitolato per l'appunto Italia Stampa, periodico degli italiani e amici dell'Italia e Irlanda. A questo primo flusso migratorio dall'Italia verso l'Irlanda è poi seguito un altro flusso migratorio negli anni 90, anni in cui si è verificato il boom dell'economia irlandese che offriva posti di lavoro a tanti europei, italiani inclusi. Quindi ha approdato e continua anche oggi ad approdare a Dublino un gran numero di italiani, soprattutto giovani e qualificati da tutta l'Italia, in cerca di lavoro che hanno trovato e trovano tuttora con molta facilità. Pertanto, la consistenza della nostra comunità è cresciuta in questi ultimi anni in maniera esponenziale, da poche migliaia fino agli anni Ottanta a circa 40.000 soggetti stimati al giorno d'oggi, che includono 27.000 soggetti iscritti all'AIRE e quelli non iscritti. Questa nuova generazione di emigrati si è aggiunta a quella precedente ed è stato naturale per molti versi che non ci sia stato molto in comune tra di loro per almeno due ragioni: la prima generazionale e la seconda per la diversità di attività professionali svolte. Tra l'altro, questi ultimi arrivati non hanno mostrato nessun interesse a voler conoscere la storia di quelli che li hanno preceduti in Irlanda. Con il mio giornale pubblicato per 31 anni, ho cercato di creare ponti associativi fra le due compagini, ma i risultati sono stati ben pochi. E mi sento ancora italiano dopo 58 anni. Devo premettere che quando si vive per più di mezzo secolo come me in un paese straniero, credo innanzitutto, come ho sempre creduto, che l'integrazione totale nel paese che ti ospita non esiste, perché a mio parere è difficile perdere il guscio italiano che ci caratterizza e poi dopo tanti anni di vita all'estero si è portati a romanticizzare sull'Italia, il paese che abbiamo lasciato, il paese che è cambiato
così tanto dopo diversi anni.